video! Scusate se si sente del rumore di sottofondo, ma siamo dovuti tornare al caro vecchio amico ventilatore. Raga, senza ventilatore non si può più sta di nuovo, aggiungerei. Pensavo di aver finito di usarlo, o quantomeno che non mi servisse più, ma no, non si può fa, veramente, se no sgocciolo. Quindi, e niente, se c'è un po' di rumore è il ventilatore, niente di preoccupante. Allora, siamo qui! Anche in un giorno in cui tutti su YouTube hanno smesso di fare video, mi sono resa conto. Cioè, raga, tipo sto fine settimana, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, che c'è il ponte, che c'è festa, nessuno fa più video su YouTube. Penso di essere rimasta l'unica e sola, ma a me fa piacere così. Ci ho ragionato, ho pensato di prendere una pausa. Poi però ho anche pensato che tante di voi mi scrivono, e tanti di voi mi scrivono, che magari mangiano guardando il mio video, oppure c'è una ragazza che guarda i video mentre il bambino fa il pisolino, e quindi anche se questo video lo guardate in 5, non mi interessa, ma quei 5 forse ci hanno bisogno di guardare questo video, quindi non me la sento di non fare il video, e perciò chi se ne frega se non lo guarda nessuno! Ta-da! Allora, ci siamo. Cosa siamo qui a fare? L'avete letto dal titolo. Mi è arrivata la degusta box di agosto. Avrei potuto non prenderla questo mese, effettivamente, prenderla dal mese prossimo. Veramente sono un po' indecisa se continuo a prenderle, perché non è che mi entusiasmi più di tanto fa sto video. Però, diciamo che se vi piace posso anche continuare. Tanto, too good to go, invece, ho rallentato perché... Boh, cioè... Non lo so, sì, ho visto che ne mettono sempre di nuove, ma sono sempre un po' ciofeca. Cioè, nel senso, che ne so, oggi c'era tipo panini e salse, cioè 200 buste di pane uguale con le salse sempre uguali, cioè, non lo so, non mi ispirano tanto. Ricomincerò a fare quelle dei supermercati perché quelle mi divertono, però quelle da prendere così che poi costano un'eresia e dentro c'è tutta roba che non usi, lascio perdere. Quindi... invece di spendere i soldi su quelle, questa una volta al mese si può prendere. Tra l'altro c'è il codice sconto, ma non perché sia un video in collaborazione, ma perché lo danno a tutti. Quindi se volete provare a prendere la prima box, inserendo questo codice, c'avete uno sconto. Non so se tipo la pagate la metà, me sa. Quindi se usate il codice o il link che vi lascio in descrizione, c'è lo sconto. Se siete qui perché non c'è altro da vedere su YouTube e ve sono capitata io e non mi conoscete, iscrivetevi al canale perché possono confermare gli altri e facciamo un sacco di cose su questo canale divertente. Vi porto nelle mie giornate, nelle mie settimane con i wiki vlog, spacchettiamo cose, ci divertiamo, insomma, anche dei cani simpatici. Perciò se siete qui per caso perché c'era nient'altro da vedere su YouTube, che è una cosa che a me mi succede spesso in questo periodo perché tutti quelli che seguo smettono di fare video, sappiate che vi potete iscrivere a questo canale, anche perché siamo quasi 13.000, o forse siamo 13.000 mentre stiamo guardando questo video, non lo so. Se siamo 13.000, bravi, bravi a noi tutti. Allora, ed è basta, apriamo sta cosa, degusta box di agosto. Allora, questa mi sa che veramente la sto aprendo solo io su YouTube, non so chi ha preso agosto. So manco chi sta a casa, tra l'altro, perché la consegnavano questi giorni, quindi... Allora, cosa c'è? Nella degusta box intanto c'è il cartoncino di quella dei prodotti freschi, che però arriva a ottobre e tutti mi avete detto che non vale la pena, te lascia perdere, però poi vediamo. Non lo so. Dai, foto non mi pare che vale tanta la pena. Non so. Boh. Vabbè, qui c'è il coso che però non guardiamo perché sennò ci fanno i spoiler. E adesso vediamo che cosa c'è dentro questa box, che effettivamente pesicchia, quindi ci sarà da bere. Anche perché io da box d'agosto mi aspetto roba che si consuma in frigo, tipo da bere, cose fresche, snack per gli aperitivi. Cioè non è che mi aspetto la cioccolata, per intenderci. Comunque, adesso vediamo cosa c'è in questa box. Io ho appena detto, non è che mi aspetta la cioccolata, perché a box d'agosto la cioccolata, ma in che senso? Ma non c'ha senso sta cosa. Allora, boni, me sa, cioè proprio boni, perché chocolate brownie, questi devono essere proprio con cioccolato belga. Non so, per te, con merendina al cioccolato, questi devono essere veramente tanta roba, raga. Come sono fatti?
saranno piccoli. Ah sì. E che ce faccio? Me ne devo mangiare 18 di questi. Mamma mia! Non avete capito che odore di cioccolato viene fuori da sti cosi? Non tipicamente di agosto, ma è uguale, eh! Se buttavi a niente, figurate se non mi magno. Questa è una presa in giro, credo, a questo punto. Oro Choc Mini Cookies. Carini, però. Però è sempre cioccolata. Che problema ci avete? Boh. Sono mini cookie dentro a dei sacchetti. Ci sono 4 bustine, tutto su scatolone, ma 4 bustine di biscotti con dentro 3 biscotti. Va bene. Che Oro Choc di solito è l'oro saiva con la tavoletta di cioccolato sopra. Invece questo è proprio un cookie. Cioè 3 cookie piccolini, credo, nelle bustine. Monodose. Forse sono i prodotti, cioè tipo stanno a spingere i prodotti che poi voi dovreste mettere negli zainetti dei figli a scuola. Questa potrebbe essere una spiegazione. Cioè questa mi sembra una cosa tipicamente da merenda. Non da merenda che mi preparava Caterina, perché Caterina quando io andavo a scuola, soprattutto al liceo, a meglio forse no, ma al liceo, quando io andavo a scuola Caterina mi faceva il panino con la frittata, il panino col polpettone, cioè all'epoca mangiavo carne, panino col polpettone, il ciambellone a fette incartato in trastagnola, cioè mi dava tipo tutto cibo vero, cioè cibo per magna. Infatti io c'avevo tipo tutti i compagni del banco che attingevano dal mio zainetto, mandarini a profusione, cioè quindi non è che Caterina si presentava con una bustina con 3 biscotti, insomma, si faceva parlare dietro, diciamocelo. Poi, che è questo? Crocchini mignon. Appetitosi e unici come da tradizione. Ah, vabbè, un mini grissini. Vabbè, questa è la roba che piace a Luca. Mio marito che quei grissini, sarà perché è piemontese, quindi ce l'ha nel sangue, ma mio marito e i grissini proprio una cosa sola. Ecco, questi, vabbè, questi si mangia Luca. Non ci dispiace. Ma perché è tutto mini? I mini brownie, i mini cookies, i mini grissini. Ma che è sta roba? Che è sta roba? Ah, lo so cos'è sta roba! Carino! Cioè, per me è un po' inutile, ma carino! Allora, praticamente questa è una busta. Una busta richiudibile. Con dentro una salsa da marinatura, voi ci mettete la carne, qui nello specifico c'è scritto il pollo perché è una salsa orientale, mango e salsa di soia, voi la mettete dentro, la lasciate, chiudete, la lasciate a marinare e poi cuocete la carne. È una cosa che in Italia non avevo mai visto e sarà una novità perché manco al supermercato l'ho visto, è di sta marca qua. È una cosa che invece io quando c'avevo un negozio americano vendevo, e la vendevo della Jack Daniels e li ho anche provata e era buonissima. Ora questa non lo so com'è, ma penso che sia buona e la consumeremo magari con Giove e Fra una sera che ci facciamo una cena tutti insieme. Io mi mangio un'altra cosa, però loro si possono mangiare il pollo marinato all'orientale con mango e salsa di soia. Questa è carina. Questa è una cosa carina, non per me ma è una cosa carina. Che poi non per me, cioè si potrebbe marinare anche qualcos'altro, però le cose vegetali marinate non hanno tanto senso. Cosa ho visto? Ma davvero? Ma vi amo a voi di The Gusta Box. Regale Goleador. Ma le stringhe di liquirizia. Cioè è tipo invece delle rotelle che sono arrotolate, questi sono fili di liquirizia. Cioè, ma è geniale sta cosa. Ma pure questa è una novità, non l'ho mai vista. No, vabbè. Ma che buone so. Poi, vabbè, a parte i Goleador solo la liquirizia, lo sapete, abbiamo già fatto questa disquisizione perché Francesca le mangia solo la Coca-Cola o quella alla frutta, ma per me le Goleador sono solo esclusivamente la liquirizia. E cavolo, queste sono geniali. Ma ci avranno il sapore delle Goleador o ci avranno il sapore delle rotelle? Stiamo per scoprirlo insieme. Scusate, cioè, sono qui per assaggiare, no? È lunghissimo! Non è per te! È super lungo! Assaggiamo? No, non sanno di Goleador. Sanno delle rodelle.
rotelle buone, tipo quelle delle bancarelle delle caramelle. Buonissima, liquirizia, buonissima. Però non sanno dei goleador, assolutamente. Buone però, molto buone. Oh, effettivamente sentivamo proprio il bisogno di un prodotto proteico. Come far salame a essere proteico, Dio solo lo sa. Va bene, salamini beretta. Madonna, è buona questa liquirizia. Non la potevo mangiare un'altra? Fa brutto? Tanto saremo in 10 a guardare sto video. Perciò io mangio un'altra liquirizia. Un po' buono. Una cosa esagerata. Scusate, chiudo la porta che rientra la Matilde. Si è incastrata nella zanzariera. Ecco, mia Matilde sembrava una trota. Si è incastrata la zampa dentro la zanzariera e non riuscì a rientrare. Allora, veniamo a noi. Fratelli Beretta, 22 grammi di proteine per porzione. Ricco di proteine e stick di suino. Ma sarà uno scherzo? Vabbè. So, due vaschette di prodotto veramente proteico. Proprio una di quelle cose che quando penso a una cosa proteica penso ai salamini Beretta. Però gli hanno cambiato forma, invece di fare i salamini quelli classici, che tra l'altro erano una cosa che quando mangiavo la carne mi piacevano tantissimo, adesso l'hanno fatti a stick e ci hanno scritto proteico. Penso che però siano la stessa cosa. E vabbè, questi pure si magnaluga molto volentieri, male non fanno, ma sta roba non si conserva in frigo di solito. Cioè, i salamini stanno fuori dal frigo? Non capisco. Cioè, sicuramente sì, c'è scritto si conserva senza refrigerazione fino a 22 gradi. Io non vorrei di niente, no, per carità saranno buoni. Ma questo coso stava in questo pacco che si è sparato un viaggio di 2 giorni, immagino, 3, in un furgone e fuori ci sono 40 gradi. Non vedo come questi cosi siano rimasti a più 22. Ma va bene, va bene. Poi, ecco perché pesavi. Cosa sei? Che figo! Ma una birra Peroni non filtrata, processo integrale. Che bella! È opaca, cioè non si vede, però è opaca, non è lucida come una birra trasparente, insomma. È proprio opaca, opaca. Che carina! Peroni non filtrata, una lager prodotta con processo integrale dal gusto pieno e colore opaco per un'esperienza naturalmente autentica. Vabbè, questa ma assaggio magari una sera, sto da sola che Luca sta solo in giro, massaggio una birretta, c'ho anche la pizza quella vegan dell'Idol da mangiare, magari pizza e birra una sera ci sta. Poi! Che è sta roba? Io veramente... Io ve voglio bene, ma non può essere tutto proteico in questa vita. Il latte è latte. Ma che è il latte proteico? Il latte è latte. Ah, vabbè. Parmalat Zimilla alta digeribilità. Però almeno questo non va sprecato. Tra l'altro io oggi sono andata a spesa. Cioè no, non sono andata a fare spesa. Sono andata al volo al Penny Market a prendere 2 cose che mi mancavano. E tra le cose che mi mancavano dovevo assolutamente prendere il latte, perché domani mattina Luca c'è, cioè torna stanotte, ma domani mattina c'è e quindi lui di solito fa colazione con latte e caffè. Il latte è finito e io sono andata apposta al supermercato a prendere il latte. Indovinate che cosa mi sono appena, perché ho preso questo in mano, resa conto di non aver comprato? Bravi, il latte. No, ho comprato. Cioè ho comprato le altre cose che mancavano, gli ho comprato pure una cosa per quando torna stanotte se c'ha fame, perché gli ho preso il roast beef, ma no, non ho preso il latte, solo quello devo comprare. Vabbè, ma vedete? La provvidenza, come diceva mia nonna. E niente, mi serviva il latte, è arrivato il latte con la degusta box. Geniale! Latte Zimil. Allora, è senza lattosio, però è ricco di proteine, 50 grammi di proteine per bottiglia, per la massa muscolare. Te bevi il latte? Per la massa muscolare? Ok, va bene. Non capisco che differenza c'è tra un latte normale. Non, è latte, esce dalla stessa mucca. Ma che vuol dire? Ingredienti, latte scremato. Che cos'è il retentato di latte? Ingredienti, latte scremato senza lattosio e poi c'è scritto retentato di latte e poi c'è scritto vitamina D. Ma che vuol dire? Il retentato di latte? Nel latte non c'è latte.
Vabbè, comunque, credo sia un prodotto nuovo perché al supermercato non l'ho mai visto, quindi avranno fatto uno Zimil con scritto protein, così, per venderne di più. Poi, del verde gluten free, spaghetti, mais, riso e quinoa. Vabbè, carini, sono sempre spaghetti. Quanti sono? 400 grammi, perché ormai i pacchi di spaghetti li famo più piccoli, non lo so. Perché non si sa, ma va bene, una volta con mezzo chilo di pasta ce mangiavi due volte. Ah, ho capito, lo fanno per la mia dieta, perché con Luca mezzo chilo di pasta lo fai in due volte, perché lui meno di netto e mezzo non se lo mangia, invece così se lo mangi in due volte al massimo io ne potrò mangiare 70 grammi, perché il resto se lo mangia Luca. Grazie, grazie produttori di pasta, grazie. Allora, la pasta del verde, che è molto famosa in realtà, è anche una molto buona pasta. Non so se ha sempre fatto la linea gluten free oppure è una novità e per questo stava nella box, ma sappiate che io per tantissimi anni ho fatto le promozioni nella mia vita, facevo la promoter, quindi nei supermercati, negli eventi, e una volta ho fatto un grosso evento alla Metro, il supermercato, quello Metro, quello all'ingrosso, e ero la promoter della pasta del verde, che, di cui ignoravo chiaramente l'esistenza prima di quella promozione, ma poi l'ho scoperta durante quella promozione, e effettivamente in quella promozione c'era tipo lo chef che preparava i piatti con la pasta e era buona. Quindi la pasta del verde è buona e è molto famosa anche all'estero. Comunque il fatto che sia senza glutine non lo sapevo che la facevano, quindi vabbè, comunque pasta, Luca mangia pure questa, cioè Luca basta che pasta se la magna. E poi ragazzi, c'è una novità. È una novità, buona, cioè buona, ci hanno un po' deluso quando l'abbiamo assaggiati, perché questa è una cosa che abbiamo assaggiato con Caterina e Silvano nel video degli assaggi delle novità, però c'è da dire che effettivamente poi a scatola io me la so finita senza latte, nel senso che mi sono mangiati così, quindi male averli in casa, ma basta, è finita, questa è l'ultima cosa, male averli in casa, ma è appena arrivata una nuova scatola di Kit Kat! Cereali. Allora, questi posso già recensirli perché l'ho già mangiati abbondantemente. Noi li abbiamo assaggiati con latte. Io mi sono finita la scatola senza latte. Non sanno di Kit Kat, nel senso che tu prendi il cereale Kit Kat, che tra l'altro costava pure quasi 5 euro, e lo assaggi e tu ti pensi che oddio, ci sarà la cioccolata, cioè proprio sarà un Kit Kat, invece no, in realtà è solo un cereale al cioccolato. Ma c'è da dire che rispetto a un cereale al cioccolato normale, che può essere barchette, Coco Pops, sta roba qua, questi sanno un botto di cioccolato, perché fuori è come se ci avessero una patina di cacao al latte, perché non è proprio, cioè non è imbevuto nel cioccolato, sembra più una polvere di cacao al latte. Buoni, so buoni. Alla fine me la sono mangiata tutta la scatola, quindi schifo non fanno. C'era solo sta cosa del prezzo, anche se ultimamente l'ho visti al supermercato e il prezzo è calato. Mi pare che si trovano sui 3,99, che è comunque un botto per una scatoletta di cereali, però è meno dei quasi 5 euro che avevamo pagati all'epoca, mi pare. Questi so buoni, io veramente preferivo non averceli dentro casa, però ormai ci sono. Vabbè. Sapete bene che fine farete. Allora, quante cose c'erano in questa cosa? Allora, devo dire che rispetto alle ultime box di The Gusta Box, questa non è niente male. Ci sono tutte cose carine. Vediamo i prezzi. Sei un vero esperto di piatti e attrazioni italiani? Ti metti alla prova. C'è il cruciverba di The Gusta Box, perché è agosto, così te lo porti al mare. Hai trovato le 8 parole misteriose, allora sei pronto per la seconda fase del contest. Ah, ok, c'è il contest. Entro venerdì 8 settembre manda una foto col coso risolto, pubblicala nelle tue storie Instagram taggando The Gusta Box e si puoi vincere 100 punti. Perché ogni volta che qualcuno compra una box con il vostro codice si accumulano dei punti e dopo tot punti potete ottenere una box. Quindi se dovete comprare una box usate il codice, così poi accumulo dei punti che non so se mi serviranno mai. E in bocca al lupo, buona degusta box, va bene. Veniamo a cosa c'era dentro. Allora, questo è il prodotto del mese.
prodotto tipicamente estivo che ti fa ricordare del mese di agosto, brownie con brownie al cioccolato, nel cioccolato. Va bene, 2,25€. Poi i salamini Beretta, solo perché c'è scritto proteico, costano 2,59€. Ma chi li compra, regà? Ma state imbriachi. Cioè, vabbè, sono aumentati i prezzi, ma davvero? Il latte costa 1,99€, pure questo perché c'è scritto proteico. Poi la salsa, che a noi c'è capitata orientale, costa 1,99€. Ci poteva capitare anche la marinatura classica. Mi cambia qualcosa? No, tanto non vado magna io, quindi alla fine. Poi la pasta del verde per 400 grammi, 1,79€. La birra Peroni non filtrata, 2,50€. Ah, questa è prezzo medio acquistabile nei bar. Forse non la vendono al supermercato. Io non l'ho mai vista al supermercato. Non che io vada a comprare birra al supermercato di solito, però vabbè. Le Goleador a stringa, 2,50€. Tra l'altro ho anche fracassato tutta la busta, quindi adesso le dovrò incartare in qualcos'altro. Poi i grissini mignon, si chiamano crocchini mignon, ma ora io ho detto crocchini e babbi impazzita. C'erano in 4 gusti. Allora, ti potevano capitare... non ci vedo. Non posso vedere, non c'è scritto. Allora, uno è rosso, sarà pizza, pomodoro. Quello mio è rosmarino, poi ce ne sta uno giallo e uno marrone. Regà, però cioè, non si legge a che gusto so. Vabbè, c'erano 4 gusti comunque. Poi, questi 3,99€, che effettivamente è il loro prezzo. Spesso si trovano anche in offerta, secondo me. E poi 4 sacchettini spuzzi dei biscotti microscopici, 2,29€. Allora, i prezzi di ste cose sono veramente fuori budget proprio. Prezzi esagerati, per carità. Però c'è da dire che almeno sono tutte novità sto mese, sono tutte cose un po' particolari, anche che dà gusto assaggiare. La cosa che mi dà più curiosità, anche se non l'assaggerò, è questa. Cioè, deve essere proprio una cosa carina. Ma lo so perché l'ho usata e effettivamente è un'idea carina e la roba si marina bene. Cereali era meglio se non c'erano, le merendine erano meglio se non c'erano, i biscotti no perché non mi fanno tanta gola, si mangiano a Luca, i crocchini si mangiano a Luca, il latte meno male che ci stava perché mi serviva, se no Luca stava senza latte domani mattina. E va bene, dai, tutto sommato è una bella box di agosto, sono contenta di averla presa, pensavo di non prenderla, cioè perché si poteva sospendere l'abbonamento, si può sospendere quando vi pare, quindi non è che va, dovete far mannare per forza, quindi io quella d'agosto potevo non prenderla e prenderla a settembre. Però ho detto, vabbè, ma tanto che devo fare? Cioè, sto da sola, famo un video in più, no? E quindi ho presa comunque. Sono contenta di averla presa, perché effettivamente è una bella box. Continuo a dire che economicamente non è che convenga tanto, perché queste 4 cose comunque ho pagate 16€, quindi non è che proprio conviene. Però, tutto sommato, dai, sono novità, è carino. Non so, cioè, vi dovete fare i conti voi se vi conviene effettivamente... Cioè, se siete curiosi di provare cose nuove, c'ha senso. Per il risparmio questa cosa non c'ha senso, assolutamente, perché se risparmia minimamente, cioè la meglio quelle di Too Good To Go. Però vabbè, ci sta, dai, alla fine. Ragazzi, non lo so che state a fare, starete al mare? Starete in montagna? Starete alle Hawaii? Ve lo auguro. Io però sto sempre qua sul divano di casa, quindi io vi continuo a far compagnia anche in questo agosto torrido. Quindi, di un po', iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, siamo rimasti solo noi qua su YouTube, così almeno famo compagnia. Da questo! Capito? Cioè, come fate a non iscrivervi? Cioè, capito? Lei è carina, fatelo per lei. Da questa nuova degusta box di agosto è tutto e noi ci vediamo. Oh, vabbè, però aspetta, fammi finire. Al prossimo video. Ciao!